partire da oggi in Emilia-Romagna anche i cittadini dai 75 ai 79 anni, circa 210.000 persone in tutta la regione, potranno prenotare il vaccino anti-Covid. L'appuntamento può essere prenotato online attraverso ad esempio il fascicolo sanitario elettronico oppure telefonando i numeri previsti nell'ASL di appartenenza. Ma sono tanti i cittadini che, avendo difficoltà ad utilizzare gli strumenti digitali, hanno preferito recarsi nelle farmacie che effettuano prenotazioni CUP per poter prenotare la propria dose. L'elevata richiesta, oltre che determinare problemi e rallentamenti nel sistema di prenotazione, ha causato lunghe file davanti alle farmacie a partire dalle prime ore di questa mattina e molti anziani hanno impiegato anche più di 2 ore per ottenere la prenotazione. Alcune persone, nonostante il desiderio di immunizzarsi contro il virus, hanno espresso inoltre timori nei confronti del vaccino AstraZeneca, di cui un lotto è stato ritirato in via precauzionale nei giorni scorsi. Da quanto è qui fuori che sta aspettando? Sono praticamente un'ora e mezza quasi? Sì, sì. Un'ora e mezza sarà. Io sono venuta a prendere il numero, poi sono andata a casa e poi sono ritornata. Un'ora e mezzo che aspetto. Alle 8:15 c'era già la fila. Allora io avevo dal 7 arrivare al 28, 21 persone davanti, sono ancora qui. Io il computer non ce l'ho. Sono rimasto l'era della pietra. Per forza devo venire qui. Prenotare via computer, io non so perché. Per me il computer non so neanche come si accende proprio. Siamo in parecchi che dobbiamo prendere appuntamenti, i posti che dove danno appuntamenti sono questi. Purtroppo bisogna mettersi pazienza e aspettare. Telefonicamente è inutile che dicono di farlo perché non è possibile. Ti fanno solo perdere tempo. Allora ho preferito venire qui, mi sono messa in fila e aspetto il mio turno. È felice però di poter prenotare e ricevere il vaccino? Io contentissima di farlo, non arrivo l'ora. Tanto se mi deve capitare qualcosa, mi capita. Amen. Anch'io contentissima di farla. E come ha risposto la signora, se poi succede qualcosa, pazienza. Sì, però quello che mi preoccupa un po' è il tipo di vaccino che dovrò fare. Perché ci hanno un po' spaventato con l'AstraZeneca, preferirei un altro vaccino.